Allora, terza giornata del 12° congresso di Radicali Italiani, qui in mattinata, cominciano gli interventi, c'è un certo accaloramento, se, come potete sentire, forse dal sottofondo, e siamo in compagnia di Emilio Martucci dell'Associazione per la Grande Napoli, un'associazione che si dà da fare moltissimo sul territorio, soprattutto vicini alle famiglie dei detenuti che fanno, grazie a loro anche abbiamo saputo, delle file interminabili e disumane davanti le carceri per le visite e così via. Presente qui Emilio Martucci e anche un nutrito diciamo rappresentanza dell'Associazione per la Grande Napoli. Sì, no, era necessario che venisse qui a congresso una nutrita presenza dell'associazione, perché penso che proprio come associazione radicale sul territorio abbiamo in questi mesi, posso dire negli ultimi anni, cercato di costruire una realtà militante sul territorio, una realtà radicale, cercando di occuparci di temi che sono affini al rispetto della legalità, al problema delle nostre carceri. E posso dirti, Gianni, darti questa notizia che le innumerevoli manifestazioni, sit-in, che soprattutto grazie a Luigi Mazzotta, con la sua testardaggine, con la sua caparbietà, con la sua non violenza, diciamo, si è riusciti a spostare quella barbara fila di Poggio Reale dei parenti dei detenuti sotto l'acqua, col soldeone fuori alle 5 del mattino, all'interno in maniera più civile. E questo nel nostro piccolo penso che sia una piccola vittoria, certo, un grande risultato in un mare magnum di tristezza, di illegalità, insomma cercheremo di essere, come associazione radicale sul territorio, presente e cercare di portare avanti battaglie che vanno in questa onda, in questa sintonia. Certo è difficile in una situazione di un panorama desertificato, cioè cercare di fare politica sul territorio. E noi proprio come associazione radicale ci teniamo tantissimo a sottolineare questo concetto, che le associazioni sul territorio sono fondamentali per portare avanti le idee, i progetti radicali, perché altrimenti se non si ha il contatto diretto con la gente, se non si percepisce quello che è il dolore, cioè non lo si vive quel dolore, cioè sostanzialmente si è lontani dalla... No, ma poi l'estensione di qualsiasi forza politica, immagino che sia più o meno democratica, è proprio la presenza sul territorio della militanza, perché poi quando si tratta di raccogliere firme, e, insomma, di proporre, di sensibilizzare, di far conoscere, di combattere come fate voi per questo, per ottenere questo piccolo grande traguardo che è un'umanizzazione di quelle file, lo fanno i militanti sul territorio, ovviamente. Certo, no, è proprio questo, cioè il concetto che io spero passi anche qui al congresso, che senza coltivare, accarezzare le associazioni sul territorio non si va molto lontani, perché se si continua a avere come in passato di tutta evidenza si è avuto un atteggiamento di disprezzo nei confronti della militanza, cioè si arriva alla situazione tristezza, non so come definirla questa situazione. Lo sconforto, ecco, infatti veniamo a parlare del congresso. Tu che impressioni hai avuto? Insomma, il dibattito ormai è cominciato da parecchio, come ti sembra che sta andando? No, è un problema, è capire qual è il vero problema
che stiamo vivendo all'interno dell'area radicale. Io sposo in pieno la posizione che da sempre negli ultimi anni ha avuto Gianfranco Spadaccia, cioè il problema non è radicali italiani o la sostituzione di due persone, ok? Possono anche essere sostituite queste due persone, ma non si risolve il problema. Il problema è l'area radicale, è il transnazionale, il vero problema di fondo che stiamo vivendo. Perché radicali italiani in tutta la situazione vivente, no? È un soggetto politico che comunque è l'unico, uno dei pochi, diciamo, soggetti politici dell'area radicale all'interno del quale ci si può parlare, ci si può scazzare, ci si può confrontare, ci sono comitati, direzioni, congressi annuali, cioè non è questo il problema vero, appunto, che ci contraddistingue. Quindi diciamo, tu prima citando Spadaccia, che ha parlato più di una volta del PRT come di un progetto, è un po', diciamo, il problema della struttura. È un problema, certo, è un progetto che poi tendenzialmente è andato a scemare fondamentalmente, e quanto mi riempie di tristezza questo, perché se prima il Partito Radicale Transnazionale era il partito del Tribunale Internazionale Penale, delle mutilazioni genitali femminili, attualmente, cioè, penso che sia un partito di carta, un partito che non ha il contatto con la realtà, cioè è un partito di forma, non è un partito attualmente, sto parlando degli ultimi tempi, partito di sostanza. E quanto ci abbiamo creduto nel transnazionale, in questa idea geniale che Marco Pannella lanciò qualche anno fa, per superare appunto i concetti di partiti nazionali, eccetera. E, ripeto, il problema a mio avviso non è radicali italiani, non è l'operato di questi dirigenti, perché storto o morto, no? Questi dirigenti hanno tentato di farla una politica, ok? La campagna referendaria, per esempio, ok? Posso testimoniare che a livello territoriale, come associazioni territoriali di radicali italiani sui territori, abbiamo cercato di raccogliere le firme, e le abbiamo raccolte tra l'altro su tutti e 12 quesiti referendari, ovviamente, che fanno parte della nostra storia, della nostra tradizione, e abbiamo tentato di farla la politica, e probabilmente, cioè, si sapeva già che non ce la si sarebbe fatta. Però il problema è qui, e qua è una critica che io faccio, una critica che mi sono costruito nel tempo. È vero, i 6 quesiti referendari sulla giustizia, le firme sono state raccolte e sono state portate in Cassazione, però chi ha promosso il referendum sulla giustizia, badate, ha delegato la politica della raccolta delle firme ad altri, e questo non è mai avvenuto nell'ambiente radicale. Nell'ambiente radicale c'è sempre creduto che lottando in prima persona si potesse raggiungere un obiettivo. Certo, poi magari trovavi le alleanze strada facendo, cercavi di coinvolgere, ma non delegare completamente la politica ad altri. E questa, tra ad altri, parlando del PDL, una forza che non ha una grande tradizione referendaria. No, ma non... dicevo per la qualità della raccolta firme. No, assolutamente, poi io non posso, non voglio, anche se posso immaginare come sono state raccolte queste firme. Non vogliamo immaginare, perché io, prima di pormi il problema di come sono stati scritti questi quesiti sulla giustizia, che comunque bisogna porre, che nel merito
autorevoli giuristi di cui facenti parte anche di questo movimento hanno detto che sostanzialmente non sono stati scritti bene. Mi porrei anche il problema di come sono state raccolte le firme, quindi il controllo in Cassazione come andrà a finire, e no, in Corte di Cassazione il controllo delle firme, poi andiamo a vedere in Corte Costituzionale. Per andiamo a vedere in Corte di Cassazione se passeranno e se queste firme effettivamente sono buone, perché io onestamente qualche dubbio ce l'ho. Vediamo, fra qualche giorno ci dovrebbe essere l'esito. A questo punto ringraziamo Emilio Martucci dell'Associazione per la Grande Napoli e in bocca al lupo, vedremo come andrà. Grazie, speriamo che si esca da questa situazione di stallo e si capisca, ultimi 30 secondi, si capisca che quello che è importante in questo momento, in questa fase, è capire che le associazioni sul territorio devono essere accarezzate. È vero, grazie.